Intensi giorni di lavoro, quasi 300 giovani e l'energia culturale del patrimonio UNESCO di Matera. È l'UNESCO Italian Youth Forum svoltosi nella città dei Sassi tra il 23 ed il 25 febbraio 2018 tra le iniziative nazionali dell'anno del patrimonio istituite dal MIBACT. La scelta di Matera, votata dai delegati durante l'edizione 2017 a Napoli, è stata quasi naturale perché la città, capitale europea della cultura 2019, incarna i valori fondamentali dell'UNESCO, ovvero cultura, istruzione, innovazione e sguardo verso il futuro. A distanza di 24 mesi dalla costituzione del Comitato Giovani, dopo aver realizzato numerose iniziative e progetti in tutta Italia ed aver ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del direttore generale dell'UNESCO per essere una delle migliori buone pratiche giovanili a livello mondiale, l'UNESCO Giovani vive ora di vita propria, cercando di costruire il proprio ruolo tra le giovani menti italiane. Non un semplice momento di confronto, quello del Forum Nazionale UNESCO Giovani, ma un faccia a faccia con le tematiche più delicate dei tempi moderni, mettendo proprio i giovani al centro delle scelte politiche e culturali del paese Italia. Il senso è esattamente quello di portare qui 250 ragazzi da tutta Italia, dall'Europa, perché ci sono anche moltissimi ragazzi che sono venuti come volontari appunto a conoscere la città e partecipare al nostro forum, portare tutto quello che è in parte il loro mondo fatto di competenze, professionalità, dall'altro lato di emozioni legate alla città e all'esperienza di questo forum, per creare qualcosa che non sia fine a se stesso ma che possa dare delle linee programmatiche legate naturalmente a quello che i giovani possono fare per il patrimonio nell'anno europeo del patrimonio. L'associazione nasce adesso, fa un nuovo percorso che è legato per l'appunto a un'autonomia che viene riconosciuta anche dal segretario appunto, dal segretariato dell'UNESCO di Parigi. Questo perché intendiamo appunto crescere ancora di più, naturalmente guardando e avendo come punto di riferimento sempre la Commissione nazionale, e in questo senso questo aprirsi al mondo, all'internazionalità, si legherà necessariamente a quella che sarà la futura capitale europea della cultura. Matera è un esempio abbastanza straordinario della vitalità dell'UNESCO, non solo perché è patrimonio dell'umanità, ma soprattutto per il modo in cui è stata trasformata ed è stata conservata nel corso degli anni e per il grande ruolo che la comunità ha avuto nella valorizzazione di Matera. Quindi il fatto che i giovani, l'Associazione Giovani per l'UNESCO, abbia deciso di dedicare i propri 3 giorni di riflessione, di studio all'interno della città di Matera, usufruendo non solo delle straordinarie qualità, diciamo, architettoniche e ambientali della città, ma anche dello stimolo che deriva dalla tipologia di insediamento umano che è a Matera, testimonio della grande attenzione dell'UNESCO nei confronti di Matera. Io credo che il ruolo dei giovani all'interno del sistema UNESCO sia soprattutto quello di creare le condizioni perché il patrimonio dell'UNESCO non sia semplicemente il patrimonio musealizzato per il quale l'UNESCO è riconosciuta, ma per la capacità di innovare e di trasformare, che è la condizione fondamentale perché il patrimonio culturale sia un patrimonio destinato a durare nel tempo. È stata importante l'esperienza dei giovani per l'UNESCO, che è nata all'interno della Commissione nazionale proprio perché ha consentito di dare una prospettiva e alimentare di idee, di iniziative, di entusiasmo nuovo il sistema dell'UNESCO, che è un sistema che ha bisogno continuamente di innovazione e di energie fresche che lo alimentino.
sono i 25 anni della nomina di Matera a patrimonio UNESCO. Quale modo migliore di sondare, valutare gli effetti e i rilanci che si possono fare a partire dal ruolo dei giovani. Festeggeremo questa cosa ufficialmente a novembre, proprio in occasione della data in cui questo avvenne, ma questo è sicuramente un anticipo di grande importanza. Secondo e proprio scopo dell'anno europeo del patrimonio, lavorare sul tema del patrimonio immateriale, il patrimonio delle relazioni, il patrimonio delle competenze, il patrimonio dei saperi, e quindi è bellissimo che questo avvenga a Matera, perché questa è una delle grandi sfide, non soltanto mantenere e qualificare sempre di più i beni, diciamo così, fisici, ma fare in modo che questi beni fisici siano abitati da persone sempre più competenti. E quindi è una sfida che tutti noi ci giochiamo giorno per giorno, e ringraziamo i giovani UNESCO per valutarla e aiutarci a migliorarci, perché tutti abbiamo bisogno di migliorarci sempre in questa direzione. In questo momento siamo nell'anno europeo del patrimonio culturale, quindi è evidente che UNESCO in questo contesto è una delle reti fondamentali. Il fatto che stiamo parlando qui in particolare del gruppo giovani UNESCO è particolarmente importante, perché il patrimonio non è soltanto qualcosa che riguarda il passato, ma è soprattutto un tema fondamentale della progettualità sociale futura. A livello di Commissione europea in questo momento c'è una grande attenzione verso il patrimonio come piattaforma di innovazione, e quindi è ovvio che il dialogo è soprattutto non genericamente con le giovani generazioni, ma proprio in particolare con chi adesso si affaccia al mondo delle professioni, si affaccia al mondo della ricerca, cioè esattamente il tipo di profilo che corrisponde ai giovani UNESCO. L'UNESCO Italian Youth Forum ha anche sposato l'iniziativa della Fondazione Matera Basilicata 2019, ovvero Patrimoni in Gioco. Presso Casa Cave il 24 febbraio si è parlato di turismo e di sharing economy. Nel corso dell'incontro la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha colto l'occasione per dare al pubblico la sua visione di turismo e della funzione di turista nella città dei Sassi. Generalmente i turisti non vengono a vedere i turisti, ma vengono a avere rapporti con i luoghi e ad avere rapporti con le persone, i turisti e i cittadini. Noi sappiamo benissimo che i cittadini hanno gran voglia di scambiarsi, di scambiare i mondi con i cosiddetti forestieri, con gli stranieri, di scambiarsi i mondi e sapere che cosa fanno loro e che cosa facciamo noi, di scambiarsi culture. E ci saranno una serie di progetti della Fondazione che incoraggeranno questo tipo di scambio. Si va dal Festival delle Case, in cui gli artisti soggiorneranno per 15-20 giorni in una casa specifica, e insieme al loro casa ospitante costruiranno uno spettacolo oppure una mostra oppure un quadro specificamente grazie anche alla relazione che hanno creato con l'artista, e case che verranno aperte sulla scia anche di altri esempi felici che sono già stati fatti a Matera. È un festival che vogliamo portare non solo a Matera ma anche nei paesi della Basilicata. Penso anche allo spazio di community, in cui noi vogliamo incoraggiare sempre più delle interazioni tra cittadini e turisti, quindi i turisti si incontreranno lì con i cittadini e si scambieranno quali sono, ogni turista porterà un suo oggetto che vuole lasciare a Matera, e magari il cittadino gli racconterà una storia che vuole lasciare al turista, e quindi avremo un archivio degli oggetti di tutti quelli che sono venuti a Matera e che probabilmente dopo questa relazione così forte torneranno a Matera o torneranno ancora a parlare di Matera. Io porto l'esperienza in verità di un festival, di una rassegna che è una rassegna delle rassegne, insomma, ed è una rassegna culturale che, proprio per trattare i temi dell'ospitalità e dell'offerta culturale in città, si è proposta come soggetto mediatore, collettore di tutte le realtà culturali cittadine, quindi una sorta di dispositivo che attraverso la collaborazione di oltre 100 associazioni e fondazioni culturali cittadine fa scoprire i luoghi della città. Spesso sono periferie, spesso sono luoghi meno noti, proprio in quest'idea sulla quale il sindaco di Firenze, col quale lavoro, ha insistito sempre molto, anche di creare un'offerta diffusa, cioè di creare più poli culturali all'interno della stessa città. Arrivando in questa magnifica città e salendo le tante scalette per arrivare in albergo, insomma, mi sono reso conto di come ovviamente l'Italia è straordinaria proprio perché ha questa meravigliosa diversità.
Rizzo Piano diceva che le città sono una stupenda emozione dell'uomo, ed è vero, insomma, è la più grande emozione che si possa vivere, frequentare le nostre città nella loro diversità. Quindi non c'è una ricetta per distribuire il turismo in maniera ottimale, il turismo culturale, non c'è una ricetta per creare, come dire, tanti eventi con una ratio, con una sua modalità di distribuzione. Ogni città ha la sua tipologia. Io credo che il lavoro che si sta facendo qua, ovviamente con questo traguardo straordinario della Capitale Cultura 2019, sia un lavoro di grande solidità e che apre anche spazi straordinari come quello di oggi. L'UNESCO Italian Youth Forum ha anche sposato l'iniziativa della Fondazione Matera Basilicata 2019, l'inaugurazione della mostra 319-2019, 319 copertine d'autore, della lettura per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, ovvero l'esposizione delle prime 319 copertine del supplemento culturale del Corriere della Sera, pubblicate dal 13 novembre 2011 al 7 gennaio 2018 all'interno delle nuove sale del Museo Ridola. Il Corriere della Sera ha sposato subito questo percorso di Matera, un percorso sicuramente non facile, pieno di, come dire, passaggi impegnativi, però abbiamo voluto accettare questo rapporto di collaborazione con Matera, capitale della cultura europea, perché pensiamo che sia veramente un momento importante, non tanto e non soltanto per Matera, quanto veramente per tutta la regione e per tutto il sud. Una cosa sulla quale il Corriere vuole veramente essere protagonista insieme agli amici di Matera e cercare di fare qualcosa di importante. Avere oltre 320 artisti di livello mondiale che si sono presentati con una loro opera ci fa capire oggi che cos'è l'arte contemporanea. È un mondo pieno di contraddizioni, di aspetti a volte difficili da capire, però sempre con una straordinaria poesia, una capacità evocativa che soltanto l'arte riesce ad avere. Siamo un giornale che ha cercato di aprirsi e a tutte le contaminazioni possibili. Lo fa attraverso aspetti molto concreti. Noi abbiamo collaboratori che hanno 18 anni e il nostro collaboratore più anziano, Gillo Dorfles, ne ha 108. Questo intanto significa una cosa, che non è l'età ciò che conta, ma è quello che noi vogliamo fare. Lavoriamo con realtà totalmente diverse, istituzioni culturali, associazioni, università, atenei importanti, ci apriamo al dialogo con tutti. È faticoso, devo ammettere, è una cosa faticosa, è faticoso trovare il tempo per dialogare con tutte queste persone, ma io credo onestamente che sia l'unica possibilità che un giornale che ha l'ambizione di essere un giornale culturale di qualità e al tempo stesso popolare debba avere. Dialogare, dialogare, dialogare. La mostra è bellissima, è una mostra che davvero parla di arte contemporanea in un modo nuovo. Sono queste copertine del settimanale culturale del Corriere della Sera, che per molti di noi, per me, è un accompagnamento settimanale, cioè leggere la lettura ti fa stare un po' in pace, ti fa stare bene, esatto. E questa scelta che la lettura ha fatto fin dal primo numero, dalla riedizione dal 2011, di far realizzare un'opera speciale dedicata a tutti i più grandi artisti del mondo, è un'idea bellissima. E vedere insieme in questa pinacoteca senza pareti, perché è un continuum, è un percorso con questa doppia fila di copertine, di artisti diversissimi, però intonati, che ci restituiscono non soltanto uno spaccato dell'arte, sono tutti, e ci restituiscono l'arte di oggi, e l'arte di oggi parla con il racconto del passato più lontano. E la cosa che ci tenevamo a realizzare, credo che forse ci siamo riusciti, è riempire tutto lo spazio possibile, mostrare in tutte le sue potenzialità finalmente espresse, finalmente fiorite, questo museo. Le sale, si riesce a leggere uno spazio come se fosse
come se avessimo aggiunto delle sale, aggiunto dello spazio, si legge l'architettura antica e quella moderna, e poi questa sala meravigliosa che adesso dedichiamo alle mostre temporanee, nella quale prende corpo, prende forma in maniera notevolmente interessante la mostra del Corriere della Sera. E siamo riusciti a allestire contemporaneamente due cose significative senza interferire. E tutto ha funzionato, e forse quando c'è l'entusiasmo le cose vengono bene. Si è recuperata dignità a questo luogo, sia attraverso questa ricomposizione dell'esposizione che consente al visitatore di comprendere la vicenda, diciamo, storica, protostorica e preistorica della città, e sia perché entra in contatto con la perennità della vita umana in questa città. Quindi questo è un simbolo della perennità della vita nella città di Matera, e quindi è un luogo sacro, tant'è vero che ho detto fu costruita da un pioniere che aveva la preveggenza di capire la qualità, diciamo, ambientale, antropologica, storica di questa città. E quindi Domenico Ritro è stato uno dei pionieri, direi che tutto quello che è avvenuto dopo, e lui è stato l'apripista di un lavoro che ha portato la città a diventare esempio non solo di civismo e di protagonismo di civismo, ma anche un esempio di lavoro di comunità. Ecco perché l'inaugurazione, cioè la rimodulazione di questo museo, diventa determinante. E poi c'è questa mostra sulle copertine dell'inserto La lettura del Corriere della Sera, che dimostra anche questo come un giornale di quel livello vede in Matera un punto critico e strategico per rafforzare la diffusione di quell'inserto che fa da pandan, diciamo, critico ma anche di riflessione all'attuale condizione dell'uomo che legge sui computer o sugli smart e non più sulla carta. E leggere sulla carta ha un valore diverso, ha il valore di trovare il calore della lettura, la dimensione personale della lettura e non quella grafica, molte volte asettica, tecnologica, direi ritmata, delle immagini o delle lettere che corrono sui computer. Il 24 febbraio i giovani del Comitato UNESCO svolgevano presso Palazzo Viceconte un workshop con tutti i 300 ragazzi provenienti da tutta Italia per preparare insieme il documento poi donato alla città chiamata la Carta di Matera. Nel segno della collaborazione e dell'intesa tra l'UNESCO Giovani e la Fondazione Matera Basilicata 2019, divisi in gruppi, i ragazzi hanno visitato i luoghi cardini della città e conosciuto le persone che stanno lavorando per costruire la Matera che si mostrerà agli occhi del mondo il prossimo anno.
bellissima esperienza. Arrivederci. Arrivederci. Tutti bravi, grazie. Sono stati due giorni veramente intensi e mi hanno dato, e penso abbiano dato a tutti, la possibilità di scoprire un posto che secondo me è magico, perché fa riflettere soprattutto sull'uomo, su ciò che l'uomo riesce a fare anche quando la natura è la più impervia possibile, come scavare nelle rocce e creare casa. E secondo me fa riflettere anche per il futuro, perché vediamo come ci sia i resti di un uomo che si è adattato alla natura ed è riuscito a creare un sistema sociale anche adattandosi alla natura senza deturparla, rispetto ai nostri tempi dove vediamo delle grandi cattedrali nel deserto che spesso vanno a distruggere la natura. Quindi penso sia una riflessione importante per il futuro, vedendo i problemi che ci sono oggigiorno rispetto alle tematiche del cambiamento climatico, della sostenibilità, ma anche il cambiamento della nostra società stessa. Quindi penso che da Matera mi porterò via tantissimo come persona, più che solamente le visite turistiche, la bellezza della città. Penso che la natura stessa dell'uomo e la natura del paesaggio sarà un grande arricchimento per chiunque verrà a Matera, scoprirà Matera e scoprirà attraverso esso tantissimo dell'Italia, del Mediterraneo e dell'umanità in genere. È sicuramente una città veramente suggestiva e di cui sicuramente si possono sfruttare molti aspetti, perché non è una città comune e non è una città molto conosciuta, e secondo me da questo punto di vista si può sicuramente non migliorare, però far conoscere ancora di più. Io ho portato qua per esempio l'esperienza che ho fatto in Iraq a fine gennaio, e vedere proprio queste diverse tipologie di esperienze mi sta facendo veramente aprire un mondo, ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Quindi veramente devo ringraziare il comitato per questa esperienza e per queste scoperte. Questa due giorni a Matera è stata assolutamente molto molto interessante. Abbiamo visto posti nuovi e conosciuto anche persone attraverso il tour che ci ha fatto fare Matera 2019, e devo dire che tutto il gruppo della Basilicata ha fatto veramente un grandissimo lavoro, perché ci ha fatto scoprire proprio la vita in questa bellissima città. E tutta la sua storia anche. Occasioni come quella dell'UNESCO Youth Forum sono utili per la città di Matera per stringere rapporti, accrescere la sua rete e rendere la città sempre più aperta a tutti coloro che vi vogliono partecipare e dare il proprio contributo alla città capitale europea della cultura del 2019. Sicuramente bellissima, non me l'aspettavo così, non ero mai stata a Matera e mi ha colpito veramente tanto. Ci ritornerò sicuramente, soprattutto in vista di Matera 2019. Torno entusiasta da questo giro che ho fatto, forse spronare di più le persone che vengono a fare appunto questi giri, incontrando le persone, le associazioni, in modo tale che rientrino a contatto con il territorio, insomma, magari diffondere un po' più questa cosa, perché è veramente una bellissima esperienza, e un peccato se uno viene qua e non ha la possibilità di farla. Il progetto Matera 2019 lo vedo come un progetto solido che racconterà Matera stessa per come è. Appunto da quello che è il vicinato, vedo coinvolto in modo massiccio la società civile, le persone che abitano Matera e quelli che sono un po' i custodi di questa cultura. Quindi il progetto, a mio modo di vedere, è solido e riuscirà a raccontare questo posto per come è veramente, per come è stato e come si è conservato nel tempo, non solo attraverso i sassi che hanno una storia decennale, ma anche la cultura di questo posto, che si è conservato tantissimo anche attraverso le persone. Quindi tornerò sicuramente, io sono sicuro di voler tornare qui, perché mi si è aperto un mondo e mi si è aperto il mondo per come penso debba essere.
Tre giorni davvero importanti per UNESCO Giovani, per Matera e per tutta Italia, perché abbiamo cercato di portare al centro del dibattito culturale, politico e sociale i temi appunto della cultura, dell'istruzione, della scienza e dell'educazione. Una prima giornata con un evento pubblico che ha visto relatori molto importanti, Franco Bernabè, il presidente di UNESCO Italia, il professor Sacco e Paolo Verri della Fondazione Matera 2019. Una seconda giornata con workshop e tavole rotonde, anche aperte ai non iscritti, e una terza giornata di chiusura dei lavori. Pensiamo di aver portato un impulso importante alla città di Matera con la venuta di oltre 300 soci da tutta Italia e speriamo che l'impulso positivo che abbiamo creato in questi tre giorni possa propagarsi per il resto del 2018 e accompagnare la città verso l'importante traguardo di Matera 2019.